ci sono insediamenti paleolitici. Velocemente, Torre Piccilice, Acquario del Diavolo e Prata Sannita, che è zona di confine rispetto al territorio che noi occupavamo all'epoca, perché i Sanniti stiamo parlando di un periodo, diciamo, V secolo avanti Cristo, li mettiamo, delle linee di sbarramento costituite da mura funerarie, che le mura nel punto più alto adesso sono alte 6 metri e 35. E quindi immaginate il doppio di questa stanza e immaginate che un blocco che tu è collocato in questo modo in realtà ha una forma più o meno di 1 metro per 70 per 1 metro e 20 di grosso. Sono costruiti a secco e quindi attraverso massi che vengono sovrapposti. Queste strutture servivano a raccogliere gli animali e a sbarrare. Noi entriamo nella storia nel 354 avanti Cristo attraverso un trattato di non belligeranza che facciamo con i romani per metterci assieme, diciamo, in vista di un'aggressione dei centri. Storicamente quello è un documento e quindi noi entriamo nella storia del 4 secolo avanti Cristo. In realtà ci sono fonti più antiche che di rimando ci nominano, quindi già dal 7-6 secolo noi ci stavamo sannitizzando. La nostra capitale era Boiano, da noi le mura non cingevano in genere la città. Da noi le mura servivano, come si suol dire, erano pertinenza di un che successivamente si chiamerà il territorio della linfe preromana e poi della linfe, quella che vedete con le mura adesso ancora esiste. Nel tempo questo territorio occupa, e soprattutto nel periodo più o meno V-VI secolo avanti Cristo, occupa una 10-13 degli attuali comuni, cioè con certezza il Monte, San Tito, Castello, una parte di Gioia, chiaramente Alipe, Raviscanina, Sant'Angelo, Ailano, perché i confini ragionevolmente dovrebbero essere sotto Pratella un confine inglese, un po' discutibile, ma vivevano con i fiumi, un altro il ponte di Bracciattolo che l'Alvento tra Gioia e Faicchio, e si riteneva a monte la vetta del Mileto e della Gallinola. Questo confine qua è stato sceso a valle perché dei recenti scavi archeologici hanno dimostrato che almeno nel secondo secolo avanti Cristo il confine non era quello, perché sono stati ritrovati dei molli ospiti con il nome del magistrato, cioè quello, il presidente del consiglio sostanzialmente, che manuteneva il patrimonio pubblico. E dato che quello era un edificio pubblico pertinente al territorio di Boiano, è chiaro che quello non poteva essere territorio di Alipe romano nel secondo secolo avanti Cristo. Poi se prima eravamo più ampi non lo possiamo dimostrare da un punto di vista archeo. L'economia era sostanzialmente basata sulla pastorizia e quindi erano transumani. Che succedeva? Da Roma a Benevento, diciamo, c'era una pista che poi diventa la Viaggia sostanzialmente, che era la pista sul versante Tirreno. Quando i romani arrivavano, tu cercavi di rifugiarti prima di tutto su queste terrazze, quindi cime dalle mura, perché sull'altro c'era il vallone paterno, e praticamente non potevano salire. Qualcuno di voi dirà, ma sarebbero potuti andare per Castello, e infatti a Castello ci stanno le mura sannitiche sotto il castello e anche al lato della strada antica, per cui si trovavano, diciamo, questa doppia anta chiusa e non potevano salire. Una volta sfondata, diciamo, questa linea di difesa, non trovavano le città come che so in Grecia. Tu occupavi Atene e ti portavi un bottino d'oro. La nostra ricchezza, al di là di quello che vi racconteranno tante persone con un po' di fantasia, non era l'oro, perché noi qua l'oro non ce l'abbiamo. Non ci abbiamo delle montagne metallitere, ci abbiamo delle montagne calcaree. E quindi il calcare non produce, quelle sono montagne di origine vulcanica. Infatti una delle guerre che abbiamo fatto con i romani era per il controllo del territorio tra Roccamonfina e Cassino, perché quelle montagne sono montagne dove si estraeva il metallo, tant'è vero che Atina era famosa per l'estrazione del metallo e forgiava le armi, ma perché ce l'aveva, io non posso forgiare una cosa che... Quindi questa pista antica che passa per la sorgente del castello, che San Gregorio sfonda dove ci sta il lago Matese e arriva attraverso Guardiareggia o a Boiano o a Sedino, era la strada che portava alla nostra capitale.
e quindi noi la difendevamo su questo lato, ma anche al lato di dietro, come si può vedere, ci sono delle mura da questo lato, e a Castello del Marese ci sono sotto il castello. Quindi se invece i romani, una volta conquistata Boiano, che hanno conquistato più di una volta, fossero tornati indietro, nel frattempo noi ci potevamo asserragliare nuovamente qua dentro e loro rimanevano chiusi da là. E nel caso di quello del Monte Cina, che sono tre cinte murarie complete, di cui una doppia e un discutibile pezzo che potremmo vedere, cinta doppia e una cinta singola è questa, per cui abbiamo 7 km lineari di mura. 7 km lineari di mura non si trovano facilmente, e non stiamo parlando di una zona limitata come la nostra, vi sto parlando di una zona appenninica che va dall'Umbria e arriva fino alla Calabria, perché le genti da cui provengono i gruppi, diciamo, come i Sanniti, occupavano un territorio che all'epoca della fondazione di Roma era vastissimo. Poi i romani sono stati molto bravi politicamente, e partendo, per farvi avere un'idea, i romani occupavano un territorio di circa 2000 km quadrati. Alla fine delle guerre sanitiche era di 60.000 km quadrati. Chiaramente avevano sottratto in buona parte a noi, e oltre a Brusco, Molise, buona parte della Campania occupavamo anche con le genti di ceppo scombro parte del Lazio, parte dell'Umbria. Infatti le costole dei Frentani, quinta per cui, si aggregavano solo in caso di guerra. Un po' come quando usciva Renato Brunetti e diceva: voi siete meridionali. A quel punto tutti ci sentivamo riseriti. Come cambiavi canale, continuavamo a litigare con lui. Questa è una cosa che dovremmo cercare di non fare. Così come un'altra cosa che dovremmo cercare di fare per tutelare il patrimonio, non solo quello di Piedimonte, è cercare di eliminare questa barriera Piedimonte, Alì, Sant'Angelo, San Bodino, Raviscalina. Queste divisioni amministrative sono venute successivamente. Noi abbiamo una stratificazione storica, siamo stati per decine di migliaia di anni, sovrapponendoci per migrazioni sopraggiunte, ad occupare un territorio che è stato per almeno 5 secoli sannitizzato, e noi eravamo un unico territorio, dal Ponte di Dragoni a Sotto il Miletto, dall'Arvento praticamente a Sotto Gallipoli. Non capisco per quale motivo non si possa intendere che un territorio occupato dai Sanniti in epoca preromana viene romanizzato e si costruisce la città romana dove sta adesso, in un territorio dove già c'erano dei villaggi, anche dove c'è la città romana adesso, ma le mura sannitiche sono di V secolo e la città romana è di a cavallo di zero, quindi è ragionevole intendere che le mura vengono prima della città romana. Del resto, stesso a Piedimonte, noi abbiamo dei resti dell'acquedotto romano che portava l'acqua da lì. Quindi noi siamo un unico territorio. Allora dovremmo cercare, a Piedimonte intanto, di non pensare che chi abita a Piazza Roma è superiore di chi abita a Piazza Grande. Tra Piedimonte e la Lina, cercare di capire che siamo un unico territorio. Per cui, se noi adesso che stiamo a parlare delle mura sannitiche, mi auguro che domani uno da lì ci spiega pure romani, perché così stiamo assieme e forse potremmo, in un'ottica di sviluppo economico, veramente, invece che continuare a dire come eravamo bambini e già si sentito, noi dobbiamo sfruttare il turismo, ma come lo sfruttiamo il turismo se noi non siamo in grado di dire a uno che volesse visitare Alife di dire: vada che è una bellissima città. Normalmente un piedimontese medio ti reagisce dicendo: ma perché vai a Alife, Piedimonte non ti piace. Questi sono manufatti che servivano a sostituire gli attuali coltelli, degli utensili da cucina, per intenderci, così come queste sono delle armi da caccia. Vedete, negli ultimi 30-40 anni noi abbiamo superato questa necessità delle armi da caccia per un semplice motivo: andiamo in una macelleria e compriamo l'animale già pensato, ma i nostri genitori, o almeno i miei nonni, l'animale, come si suol dire, lo sfasciavano. Per cui noi, come razza, da 5 milioni di anni siamo sulla terra a rincorrere gli animali per mangiare strumenti. Questi strumenti sono la prova che nel nostro territorio c'era l'uomo antico. E se vi avvicinate un po' alla volta, guardate meglio questo pugnale che non vi dirà niente, questo è stato un balzo in avanti tecnologico mostruoso, perché voi vedete solo la lama del pugnale. La lama presenta delle alette, le vedete queste incisioni?
queste alette servivano a fare una cosa: il pugnale si prendeva la lama, si metteva in un legno che veniva praticamente sgranato e poi attraverso l'uso, diciamo, di mastici e di tendini, perché l'animale si usava tutto, si usava la pelle per coprirti, per fare le scarpe, per fare le cinghie, quindi per fare gli archi, si usava tutto l'animale. Praticamente è chiaro che tu combattevi con un animale, questo per alcuni di voi sarà una novità, che poteva essere anche un ippopotamo, poteva essere un elefante, perché qui abbiamo avuto un primo regalo ad Isernia, vedreste che abbiamo avuto l'elefante antico, così come a Montesalto qualcuno la settimana scorsa si è meravigliato di vedere un ippopotamo disegnato, ma noi eravamo come il Nord Africa di adesso, quindi c'era un clima diverso, non come il Nord Africa, come il Centro Africa, più umido, con degli animali che praticamente sono quelli che normalmente vedete nei documenti. Perché le punte servivano come punte di lancia o servivano come punte di freccia, che qua non si vede bene, vedete che questo c'ha una sorta di laccio per legarlo. Le donne sannite vestivano degli abiti che non ci avevano le cuciture e quindi venivano mantenuti attraverso, vedete, delle spille che sono queste, delle spille che quando le andrete a guardare da più vicino vi rendete conto che sono a sanguisuga oppure a ghiande, perché all'epoca erano molto più legati di noi alla natura, sono bracciali che venivano usati anche dai maschi. Gli uomini potevano avere i bracciali, una sorta di grado militare, ma in genere era un ornamento. La natura si può vedere in questo tipo di vaso, vedete? Questo è un vaso, è un ascos si chiama, è acromo, perché non ha, questo era un contenitore di liquidi, cominciamo a dire questo, quindi manca? Manca il tappo. Manca il tappo. Il tappo, immaginatevelo a forma di testa di animale e guardate meglio il vaso, che cos'è? Bravissimo, è un organo. Poi sono andati a rifare i recipienti che non troviamo più perché erano di legno, quindi di materiale deperibile. Questo è il motivo per cui noi usiamo, troviamo solamente la ceramica, ma non li facevano solo così, c'avevano le bottiglie di legno, c'avevano i recipienti di legno, i piatti di legno, le posate di legno, solo che chiaramente il legno, come le capanne e i templi, che non riusciamo a trovare, sul Cila ci doveva essere un tempio, ma se il tempio è precedente al III secolo avanti Cristo, doveva essere necessariamente ligneo, e a quel punto del ligneo non trovi niente, però trovi un po' di collo, e il coppo, quello che noi chiamiamo erroneamente tegola, che sta sul colmo del tetto. Il tetto è fatto così qui sopra, e aveva delle misure precise. E quindi, dato che aveva delle misure precise, noi sappiamo con certezza che questo era un coppo da tempio e quindi indica che c'era il tempio. C'ha un elmo, uno scudo e c'ha una sorta di corazza. Lo vedete? Questa si vede poco chiaramente, sulle gambe ha degli spinieri. Se andate al museo di Alife vedrete molto di questo materiale conservato molto bene. Noi qui una parte del cinturone e guardando nemmeno con molta attenzione si può vedere che ci sono i punti di cucitura, perché il cinturone era bronzo ma veniva messo su una parte di cuoio, perché altrimenti oltre a fare male avrebbe fatto pure allergia. E il cinturone, la cosa interessante è che se guardiamo sul lato sinistro di questo cinturone possiamo vedere dei buchi, erano i buchi come quelli della nostra cintura, perché dato che è un cinturone legato al tuo stato di militare, ti durava per tutta la vita, al centro del petto avevano questo che si chiama cardiofilax, veniva costruito per la telecamera su un cuoio e gli si metteva praticamente questo disco. Il disco in origine, e così riusciamo anche a datare, era uno, poi successivamente il numero aumenta, perché se tu c'è un disco solamente, soprattutto sui lati, ti prendono facilmente gli avversari, no? Invece avendocene tre ti diventa una sorta di corsetto antiproiettile di quello che c'ha la polizia adesso, con delle fibbie sopra e di lato che ti rendevano. E dici, parte del materiale che noi abbiamo a disposizione vi sembrerà strano, ma proviene da necropoli. Quando c'era sovrappopolazione
oppure quando c'era una carestia o quando c'era una guerra, si usava consacrare i nati in un certo anno. Qualcuno sostiene che si consacravano proprio fisicamente, nel senso che venivano eliminati. Sembra che all'epoca della scissione del ceppo ostro-umbro le donne si ribellarono perché volevano tutelare i loro figli, e pare che invece di, insomma, fare il sacrificio avessero sacrificato degli animali, persero la guerra, gli eventi non furono molto favorevoli, per cui si incominciò a prendere un'altra usanza, quella di sacrare i nati in un certo anno che al raggiungimento della maggiore età sarebbero dovuti partire seguendo un animale guida. Il nostro animale guida era il topo, così come per gli irpini era il lupus, per i piceni era il picchio, e questo è il motivo perché ci sono questi tipi di... sono delle statuette, forse questo è un Zeus arcaico, per esempio, ma la cosa più interessante di questa vetrina dovrebbe essere questa lastra. Questa è una lastra tufacea con un'incisione in lingua osca che si legge normalmente da destra a sinistra. Si legge un pezzo di S, una T, una L, una U, una S, quindi dovrebbe essere uno stlus, forse proviene da una dedica relativa a una comunità che non si è mai capito dove fosse esattamente, che si dovrebbe chiamare Pisteria. Una specie di inglese, di questo periodo, diciamo, sul territorio italico, era una lingua molto diffusa, era una specie di lingua commerciale, per cui non lo parlavamo la lingua, avevano in comune l'uso dell'allevamento piuttosto che dell'agricoltura. Perciò più o meno nel periodo che poi storicamente ci stanno tutte quelle leggende, la fondazione di Roma, la fondazione di Puma, molte corrispondono, però in realtà ci fu una scissione di questo gruppo osco-umbro e gli umbri rimasero più a fare i coltivatori e noi invece cominciamo a fare più i pastori. E quindi in questa scissione ci sta anche una diversa segmentazione di carattere economico, perché è normale che io che ho gli animali ho bisogno di pascoli, e questo è il motivo per cui usavamo degli areali molto ampi, che questa gente si aggregava nei templi, e i templi non erano come le chiese di oggi solo per il culto religioso, oddio, ogni tanto lo usiamo pure per fare i canti o qualche rappresentazione, però solo religiosi. I templi erano anche un luogo dove ti riunivi per decidere la guerra, dove ti riunivi per fare le riunioni del Senato, per delle decisioni economiche. E che ci fosse un tempio è dimostrato dal fatto che questo è materiale proveniente da templi. Ci sta l'antefissa che abbiamo visto prima nel coppo, ci sono delle statuette votive, molto spesso l'Ercole, no? Un gruppo che combatte molto con i Sanniti aveva molto in gloria Ercole e Mamerte, che è il Marte, diciamo, il dio dei dei. Il circuito murario, questa è la strada nuova, questo è il circuito murario, un muro sta qua, un muro sta dietro, il posto dove hanno trovato la statuetta, che è una statuetta di fattura greca, che ha in mano... Ne avrete sentito di tutti i colori, avrete sentito che era un danzatore, che era un ballerino, delle persone che si occupano di posture hanno detto che non poteva essere un corridore come è stato appellato, perché diciamo la posizione non è tale da poter essere un corridore. Di sicuro è una statuetta di fattura greca, bronzea, che ha in mano un cinturone, perché il cinturone per il Sannita era come chiamare Diego il figlio per un tifoso del Napoli, cioè... Capiamoci, il cinturone era l'ingresso nella vita, mo te lo davano quando diventavi militare o quando raggiungevi la pubertà. Fatto è che questo, se lo volete vedere da vicino, una volta visto il cinturone nella vetrina, è chiaramente un cinturone con tutte le caratteristiche, c'ha i ganci, perché secondo una tesi del professore La Regina, che è il più grosso esperto di cultura italica vivente, speriamo che... Secondo il professore... Le elite, cioè quelli dominanti, per quando i Sanniti erano un popolo comunitario, quindi non avrebbero dovuto avere l'elite, ma ce l'avevano pure loro, nelle classi dominanti il cinturone era un simbolo per l'ingresso, diciamo, nella società, che fosse da adolescente a maturo, militare. Ad Alfedena 4 anni fa sono stati fatti degli scavi che hanno trovato, nei quali sono stati trovati delle tombe di bambini di età inferiore ai 5 anni,
seppelliti col cinturone, un piccolo tassello a sostegno della tesi del professore.